Nenni, allora oggi viene sancita questa collaborazione con Avanti Abruzzo, con la lista civica di Daniele Toto, si allarga sempre di più la coalizione? Per la verità era già sancita, il patto di coalizione lo abbiamo concluso qualche tempo fa, questa lista è una lista molto importante, è animata da alcune delle culture politiche più importanti del nostro paese, quella socialista, quella liberale, ma è alimentata anche da donne, uomini, espressione della società civile, quindi costituisce una componente molto importante. Peraltro abbiamo condiviso alcuni obiettivi programmatici per noi molto rilevanti, tra di essi vi è quella dell'autonomia speciale che la nostra regione intende chiedere al governo centrale. Si tratta di un aspetto non secondario. Il ministro Salvini dovrebbe dirci qui in Abruzzo se nel coltivare il progetto di autonomia speciale di Lombardia, Veneto e le altre regioni, intende dare più soldi al nord oppure no? Sono noi più vicini. Quali ad esempio il decentramento? Mi sarebbe piacere vedere come la posizione di Fratelli d'Italia e quella della Lega possono conciliare nell'ambito del decentramento amministrativo regionale e anche ambiente e territorio. A proposito di trasporti e infrastrutture, ci sarà anche il tema dei pedaggi autostradali. Sono convinto che il concessionario debba essere messo in condizione di vedersi approvato il piano economico finanziario. Il piano economico finanziario depositato dal concessionario prevede un investimento privato di circa 3 miliardi di euro che potrebbe portare nei prossimi 14 anni a decine di migliaia di posti di lavoro all'anno. Benigno D'Orazio, oggi presente qui alla presentazione dell'accordo tra la lista civica Avanti Abruzzo e Giovanni Legnini, una presenza in attesa, vogliamo spiegare il perché? Va un po' spiegata la cosa. Allora, io sono di centrodestra, rimango di centrodestra, non ho nulla da rinnegare, anzi ho votato Salvini alle scorse politiche e credo di poterlo rivotare anche alle prossime europee, quindi faccio questa premessa tanto per capirci. Questo non toglie che in Abruzzo non sono affatto contento e soddisfatto di quello che è successo. E dopo una lunga riflessione ritengo di dover far prevalere le ragioni di questa regione, la primazia di questa regione rispetto al discorso delle appartenenze, come si può far credere. A fronte di una coalizione molto politicizzata, ma a mio avviso che manca dei requisiti necessari per poter governare questa regione, io ho scelto il presidente Giovanni Legnini.